Trapani, blitz antimafia dei carabinieri, tra gli arrestati anche l'ex deputato Paolo Ruggirello. Elezioni, definito il quadro delle candidature al sindaco di Mazara, sono 6 gli aspiranti primi cittadini. Mazara primarie PD, Teresa Diadema entra a far parte dell'Assemblea Nazionale del partito. Alcamo, festa della donna, il comune aderisce alla raccolta fondi contro la sclerosi multipla. Campobello, il sindaco Castiglione in visita istituzionale al Parlamento europeo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo, che apriamo con la notizia dell'ennesimo blitz antimafia eseguito in provincia di Trapani dalle forze dell'ordine. L'operazione è stata denominata Scrigno e ha portato all'arresto di 25 persone. Sentiamo. Terremoto politico-giudiziario in provincia di Trapani. Nell'ambito dell'ennesimo blitz antimafia delle forze dell'ordine scattato stamattina all'alba è stato infatti arrestato l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello, accusato del reato di associazione mafiosa. In manette sono finiti anche l'ex assessore e consigliere comunale di Trapani, Ivana Imperrera, a sua volta accusata del reato di voto di scambio politico mafioso, e l'ex consigliere comunale di Erice, Giovanni Martese. Nomi eccellenti finiti nell'inchiesta sfociata nell'operazione denominata Scrigno, condotta oggi da oltre 200 carabinieri del Comando Provinciale di Trapani. Il blitz è scattato in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura distrettuale antimafia, ed ha portato all'arresto di 25 persone. I reati contestati, oltre all'associazione mafiosa e al voto di scambio, sono a vario titolo di estorsione, danneggiamento ed altro. Con l'operazione in questione, fanno sapere i carabinieri, è stato disarticolato il mandamento mafioso di Trapani ed è stata individuata per la prima volta l'articolazione di Cosa Nostra a Favignana, al cui comando ci sarebbe l'anziano Vito D'Angelo, 71enne, originario di Ravanusa, rimasto a vivere sull'isola Egadina, dopo aver scontato in carcere una lunga condanna per omicidio. Tra gli arrestati ci sono anche coloro che sono ritenuti ai vertici del mandamento, ovvero i fratelli Francesco e Piero Virga, figli del boss Gastolano Vincenzo, nonché il vertice della famiglia mafiosa di Paceco, Carmelo Salerno, ed alcuni esponenti appartenenti alla famiglia mafiosa di Marsala. Nel corso del blitz, inoltre, i militari dell'arma hanno eseguito un ingente sequestro di beni di società ed esercizi commerciali per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Tra i beni sequestrati c'è anche il Grand Hotel Florio di Favignana, ma anche 2 negozi, un'impresa edile, un autonoleggio ed un bar. Gli altri arrestati sono Michele Alcamo, Diego Angeleri, Salvatore Angeleri, Biagio Bianco, Antonino Buzzitta, Pietro Cosenza, Antonino Dapanno, Vincenzo Ferrara, Vito Cucciardi, Domenico La Russa, Mario Letizia, Michele Martinez, Franco Orlando, Francesco Peralta, Giuseppe Piccione, Francesco Russo, Leonardo Russo e Filippo Tosto. Tra i nomi più in vista emersi dall'operazione antimafia Scrigno, quello che maggiormente spicca è sicuramente quello di Paolo Ruggirello, una carriera politica la sua che lo ha portato nel 2006 alla prima elezione all'Assemblea regionale siciliana con il Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo, rieletto 2 anni dopo con le elezioni regionali convocate a seguito delle note vicende dell'allora presidente della regione Toto Cuffaro, ottiene una terza elezione all'ARS nel 2012 con la lista Nello Musumeci presidente. Nel 2015 Ruggirello approda al Partito Democratico, ma alle elezioni regionali del 2017 non viene rieletto, così come non viene eletto un anno dopo alle elezioni politiche. E sull'operazione Scrigno è intervenuto stamattina l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao. Il maxi blitz afferma, ha svelato le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia siciliana e i suoi rapporti incestuosi con la politica. L'arresto dell'ex deputato Ruggirello dimostra che il rapporto mafia-politica è purtroppo ancora molto solido. Dietro le 1000 giravolte dei politici che saltano da un partito all'altro con estrema disinvoltura, continua Corrao, spesso si nascondono interessi che con la politica non hanno nulla a che fare.
L'operazione Scrigno fa emergere ancora una volta le collusioni tra mafia, politica e imprenditoria e scardina quello che in provincia di Trapani è un sistema che in parte si articola tra infiltrazioni mafiose, illegalità diffusa e interessi illeciti. A dichiararlo è il segretario generale della CGIL trapanese Filippo Cutrona. La provincia di Trapani prosegue, è intrappolata in una fitta rete di interessi mafiosi che frenano lo sviluppo e un'economia sana e libera dai condizionamenti. La lotta alla mafia continua ancora il sindacalista che vede costantemente in azione le forze dell'ordine e la magistratura, deve essere un impegno condiviso da tutta la collettività attraverso la presa di distanza da ciò che è illegale. Adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. Ancora la notizia di cronaca, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Villa Sofia di Palermo il giovane ventenne mazzarese che l'altro ieri sera è rimasto gravemente ferito a Sciacca dopo essere caduto da una scalinata mentre era in pieno svolgimento il carnevale. L'EB, queste le sue iniziali, sarebbe scivolato da un'altezza di 3 metri finendo rovinosamente per terra. Con un'ambulanza del 118 prontamente intervenuta, il giovane è stato trasportato prima all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, da dove poi ieri mattina è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Cambiamo argomento. Primarie del Partito Democratico a Trapani. La Commissione Provinciale per il Congresso ha attribuito i primi 2 seggi per l'Assemblea Nazionale del Partito. Uno è andato alla lista Europa per Zingaretti e uno alla lista Martina, mentre per i rimanenti seggi si aspettano i calcoli dei resti. In quota Martina è stata eletta dunque la segretaria del PD di Mazara, Teresa Diadema, capolista proprio per l'ex ministro della Politica Agricola. Attraverso una nota la segretaria ha ringraziato tutti i tesserati e i simpatizzanti che hanno con la loro partecipazione contribuito a questo risultato. In provincia di Trapani, ha evidenziato Teresa Diadema, Mazara è stato il comune con la maggiore affluenza alle urne e con le maggiori preferenze attribuite proprio a Martina. E per il deputato regionale del Partito Democratico, Baldo Gucciardi, il risultato per Nicola Zingaretti in Sicilia ed anche in provincia di Trapani con oltre il 66% dei consensi, ha già il senso autentico di una ripartenza. Finalmente, aggiunge il deputato dei Democratici, i sindaci, consiglieri comunali e dirigenti di partito ultimamente mortificati e gente comune, vera espressione dei territori, potranno trovare lo spazio che era stato loro spesso negato. E parliamo adesso di elezioni. A Mazara del Vallo, nuovo simbolo per gli autonomisti a seguito dell'intesa politica a livello nazionale con la forza di governo Lega Noi con Salvini, che scenderanno in campo sancendo di fatto una rottura totale con l'attuale amministrazione comunale. Il gruppo, fondato dai consiglieri comunali Rosaria Provenzano, Vito Foderai, dal consigliere dimissionario Giuseppe Giacalone, con la collaborazione di Vincenzo Silaco, già candidato alle scorse elezioni regionali, e forte del sostegno di tanti giovani professionisti ed ex consigliere comunale, si avvia dunque compatto verso l'appuntamento elettorale, sostenendo la candidatura di Giorgio Randazzo. Maggiori dettagli verranno resi in occasione dell'apertura della campagna elettorale del candidato sindaco, che si terrà il 10 marzo, ovvero domenica prossima alle 17, presso il Cineteatro Rivoli di Mazara del Vallo. Intanto, proprio in vista del voto del 28 aprile, sembra ormai essersi delineato definitivamente, salvo sorpresa, il quadro delle candidature a sindaco. Sentiamo. Ora, finalmente, il quadro delle candidature a sindaco della città di Mazara del Vallo si è completato ed a meno di una qualche sorpresa dell'ultima ora sono ufficialmente 6 gli aspiranti primi cittadini, la cui elezione per uno di loro naturalmente dipenderà dal risultato delle urne elettorali del prossimo 28 aprile, con una possibile e prevedibile fase di ballottaggio per affrontare la quale saranno poi solamente in 2. I Magnifici 6, come ormai risaputo, rispondono al nome di Nicola La Grutta per il Movimento 5 Stelle, alla cui lista potrebbe aggiungersi un'altra lista di Area Civica, così come si starebbe prospettando all'orizzonte. Ed ancora dell'avvocato Mariella Martingiglio, sostenuta dalle liste Futuristi, Volare d'Avvenire di Salvatore Quinci, per Partecipazione Politica e liste collegate della professoressa Benedetta Corrao, in corsa per lo schieramento di centrodestra. E ancora di Pasquale Safina, con liste del PD e Voci Democratiche, e di Giorgio Randazzo, in gara con Lega Salvini Premier, Italia Madre di Irene Pivetti, la lista Libera Intesa, gli autonomisti ed altre 2 liste che si farebbero riferimento al gruppo Torrente.
Un quadro quindi finalmente completo per quanto riguarda i candidati a sindaco e le alleanze. Un fattore, questo ovviamente positivo, che intanto spiazza via quel clima di confusione e di incertezza che aveva caratterizzato le ultime settimane di questa vigilia elettorale e dall'altra parte mette una spinta in più nel motore di un confronto tra le parti concorrenti, un confronto destinato ad attirare i cittadini elettori, ognuno dalla propria parte, e quindi a conquistare voti e consensi in una competizione elettorale che comunque a questo punto non può che puntare soprattutto sui programmi. Ed in questa direzione il prossimo sarà un fine settimana alquanto pieno di appuntamenti con incontri e conferenze stampa, nel corso dei quali verranno ufficializzate, se non tutte, sicuramente però parti consistenti dei propri programmi amministrativi. E così giovedì prossimo sarà ancora una volta il candidato sindaco Salvatore Quinci ad incontrare stampa e cittadini nella sede di via Val di Mazzara per illustrare altri due temi legati al suo progetto amministrativo. Sabato poi sarà la volta dei 5 Stelle e del candidato sindaco Nicola La Grutta con un incontro al Teatro Rivoli dedicato ai temi di quota 100 e reddito di cittadinanza, incontro nel corso del quale verrà presentato poi il primo assessore designato. Domenica infine conferenza stampa del centrodestra e del candidato sindaco Benedetto Corrao e sempre domenica prossima conferenza stampa del candidato sindaco Giorgio Randazzo. Non mancheranno poi alcune inaugurazioni di comitati elettorali di candidati al Consiglio Comunale. Continuiamo a parlare di elezioni amministrative a Mazzara del Vallo. La coalizione a sostegno della candidata a sindaco Mariella Martinciglio punta sulla continuità amministrativa attraverso anche la conferma del processo di valorizzazione delle risorse in città. Sentiamo. Una città che cresce e che si misura ogni giorno con le grandi sfide che si presentano per quei paesi che vivono nel mare, nella storia, nelle tradizioni e nell'ambizione continua del futuro. Mazzara del Vallo, con le sue risorse, ha intrapreso la grande strada del cambiamento, che sta facendo sviluppare un nuovo modello non soltanto economico. Risorse per troppo tempo lasciate in letargo sono tornate alla luce e hanno cominciato a pulsare sulla sfida del domani. Così sono rinati il Teatro Garibaldi, l'Aula Consiliare, il Collegio dei Gesuiti, la Chiesa di Sant'Ignazio, la Galleria Santo Vassallo nel complesso Filippo Corridoni, la nuova Biblioteca Comunale, il Museo Mirabilia Urbis, il Civic Center, già Convento di San Francesco e Carcere Mandamentale, nonché numerosi altri luoghi visitati da turisti provenienti da tutto il mondo. Intorno alla cultura si sono sviluppate iniziative destinate a costituire nel futuro una traccia obbligatoria per il nuovo modello di sviluppo della città. Non si può non provare una certa emozione nel trovarsi qui, in questo luogo che è un luogo sacro, perché negli anni passati Giovanni Paolo II calpestò questa terra e lanciò a tutta la popolazione messaggi universali di amore. Yoselita D'Annibale, candidata al Consiglio Comunale nella lista Futuristi, a sostegno di Mariella Martinciglio, sindaco. L'arte è un simbolo, cari concittadini mazzaresi, e l'uomo attraverso l'arte può diventare simbolo egli stesso. È un simbolo e vivo quando anche in chi lo osserva può trasmettere qualcosa di meraviglioso, può trasmettere qualcosa di positivo. La vocazione di Mazzara del Vallo è una vocazione turistica. Non possiamo non attenzionare questo aspetto importante di politica di sviluppo economico. Visita istituzionale del sindaco di Campobello di Mazzara Giuseppe Castiglione al Parlamento europeo di Bruxelles. A fine febbraio scorso il primo cittadino assieme ad altri sindaci e ad altri amministratori pubblici siciliani si è infatti recato in Belgio per approfondire le opportunità offerte dall'istituzione comunitaria in termini di finanziamenti, buone pratiche e azioni di condivisione, oltre a rappresentare un'importante occasione per intessere e rafforzare rapporti interistituzionali, afferma il sindaco. La visita istituzionale a Bruxelles è stata proficua anche per verificare lo stato di avanzamento di due importanti bandi in attesa di finanziamento, ovvero il potenziamento del depuratore comunale sul pennello da mare e lo sfruttamento della Posidonia.
In occasione della festa della donna, così come avverrà in altre 5.000 piazze d'Italia, il comune di Favignana aderirà con la Gardegna dell'AISM alla raccolta fondi a favore della ricerca sulla sclerosi multipla. L'obiettivo è sostenere gli studi e tutti i fondi che si riusciranno a raccogliere grazie alla Gardegna verranno impiegati in progetti di ricerca scientifica d'eccellenza. Il comune di Favignana aderirà alle giornate dell'8, 9 e 10 marzo in piazza Matrice a fianco alla chiesa ogni giorno dalle 10:30 a mezzogiorno un gruppo di volontari distribuirà sia piante di gardenia che di ortensia offrendo l'opportunità di scegliere un fiore o entrambi e invitando a sostenere la ricerca e tutti i servizi di assistenza e supporto all'autonomia per le persone con sclerosi multipla. Non ci sono altre notizie per oggi, il TG Vallo termina qui, grazie per averci seguito e arrivederci.